La pedodonzia è una specializzazione dell'odontoiatria e si occupa della salute dentale nei bambini dalla nascita all'adolescenza. In questo ambito è di vitale importanza la prevenzione, facendo visite regolari durante l'età della crescita e dello sviluppo dell'ossatura del cranio, per non sviluppare problemi futuri, più difficilmente risolvibili. Per un dentista specializzato in pedodonzia esistono tre fasi in cui attuare la cura. Terapia tra i 2 e i 6 anni. Periodo tra i 6 e i 12 anni dove i denti da latte coesistono con i denti definitivi. Periodo adolescenziale, dove si cura lo sviluppo della dentatura definitiva. Parte fondamentale è la prevenzione con piccoli accorgimenti educativi volti alla salvaguardia della salute dentale, come eliminazione di vizi, come succhiare il dito o mangiarsi le unghie. Correzione dell'igiene dentale, con il giusto spazzolamento dei denti, la durata, il numero di lavaggi durante la giornata. Riduzione di cibi dolci nella dieta. Il pedodontista, per i soggetti ai quali si rivolge, ha particolari capacità di relazione con il mondo infantile, in modo da ispirare fiducia nel paziente e di conseguenza un atteggiamento collaborativo. Per diventare pedodontisti è necessaria una specializzazione in odontoiatria pediatrica dopo il percorso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e il conseguimento della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. È bene rivolgersi ad un pedodontista per valutare lo stato di crescita della dentatura dei propri figli già intorno ai 3 anni. È consigliabile a maggior ragione far fare una prima visita odontoiatrica al proprio figlio al fine di controllare il corretto sviluppo dentario, ma non in coincidenza di trattamenti, per evitare che la figura del dentista sia collegata a un'esperienza negativa. A maggior ragione in caso di traumi durante attività ludica o sportiva. Controllo dello smalto per rafforzarlo. Sigillatura dei solchi per prevenire formazioni di carie. È sempre bene prestare attenzione al corretto sviluppo della struttura dentale, facendo regolari controlli. In particolare è necessario prestare attenzione a difficoltà che possono avere origini dallo sviluppo dentale come apnee notturne, difficoltà a respirare o parlare, suzione del dito nei bambini che può causare problemi a lungo termine, assunzione maggiore di dolciumi, masticazione unilaterale, occlusione dentale non equilibrata. Smalto dentale scheggiato. Stai cercando il pedodontista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.dentistasicuro.it oppure su www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.